Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono veramente al settimo cielo perché vi presento questa meraviglia qui dietro, la Titici GR02 Ecar. Questo marchio nasce nel 1961 in Italia e il loro obiettivo è sempre stato quello di creare delle biciclette completamente riconoscibili e diverse da tutte le altre. La loro cura dei dettagli è a dir poco maniacale. Infatti, ogni bicicletta, ogni telaio rigorosamente fatta a mano in Italia è una vera e propria opera d'arte. L'innovazione più interessante che permette di riconoscere un telaio Titici a distanza di 10 km è il loro brevetto PAT, che gli permette di creare un tubo orizzontale che si assottiglia in un'unica lamina di carbonio fino ad arrivare a 8 mm. Questa soluzione permette di ridurre le vibrazioni del 18%. Ogni telaio in carbonio è fasciato a mano e non monoscocca, più rigido lateralmente, e questo dona più comfort soprattutto per un utilizzo grave, senza però comunque perdere in reattività. Altro particolare del marchio Titici molto interessante è la personalizzazione completa dei telai. Troviamo i telai in carbonio che sono completamente personalizzabili nelle misure e anche nel colore, mentre invece quelli in alluminio si possono personalizzare solo nel colore. E poi logicamente troviamo i vari allestimenti. Tutto questo si può fare attraverso il configuratore sul loro sito, vi lascio il link in descrizione, e personalizzazione delle misure e personalizzazione del colore è compresa nel prezzo. Ma veniamo adesso al mezzo che ho qui dietro. Questa è la versione GR02 Ecar. Ecar è il nuovo gruppo campagnolo, 13 velocità. Questa bici può essere personalizzata solo nelle misure dei tubi. Il colore è questo e non si può cambiare. Diciamo che questa è la bici un po' testimonial e fiore all'occhiello per quanto riguarda le gravel di Titici. Quindi andiamo a scoprire l'allestimento. Troviamo, come già detto, un telaio Titici in carbonio di altissima gamma, fasciata a mano. Forcella sempre Titici in carbonio. Il manubrio è un Deda Elementi Carbon con questa nuova forma particolarissima che fin da subito potrebbe non piacere, ma secondo me con questa forma permette soprattutto nelle lunghe percorrenze di cambiare spesso posizione delle mani e quindi un maggiore comfort per i viaggi lunghi. Attacco manubrio e reggisella sono Deda 0-100. Le ruote sono campagnolo Shaman in carbonio con delle Pirelli cinturato. Ma veniamo alla chicca di questa bicicletta, e cioè il gruppo, che è un gruppo completo Ecar campagnolo con una trasmissione a 13 velocità 40x44. Il gruppo logicamente comprende anche i freni a disco idraulici. La sella infine è una Prologo DNR. Infine i due dati più interessanti: peso e prezzo. La bici con i pedali pesa meno di 9 kg e per una gravel è un buonissimo peso. Il prezzo, ma come ripeto, come già detto all'inizio, stiamo parlando di una vera e propria opera d'arte che, per quanto mi riguarda, col passare degli anni dovrebbe acquistare valore, non si dovrebbe svalutare. Comunque questo gioiellino costa la bellezza di 7.490 euro. Adesso non mi resta che farci un brevissimo giro, stando molto attento a non sporcarla e soprattutto non rigarla, anche perché è ancora una bici da esposizione e quindi non potrò fare un vero e proprio test. Spero che Titici me la ridia più avanti per poter fare un test un po' più approfondito. Vi ricordo che la bici sarà in esposizione da Hobby Bici e Gavi per tutta la settimana prossima, quindi vi invito a venirla a vedere e a rifarvi gli occhi. Inoltre ci tengo a informarvi che
il negozio Bibici è diventato rivenditore di Tici, quindi ci saranno anche altre novità su tutti i loro modelli. Quindi se volete passare per più informazioni, vi aspettiamo. E adesso proviamo questa meraviglia. Eccoci in sella. Vediamo un po' questa Tici GR02, come si comporta. Farò giusto un piccolo giro in asfalto, tanto da provare il feeling di questo super mezzo, perché qua è una bici da esposizione, quindi non la posso purtroppo testare a fondo. Il cambio direi che è veramente un orologio. Ragazzi, è bellissimo, veramente. Vado bella pian, oh, l'asfalto nuovo. Che figata, ragazzi. Non so se a qualcuno di voi è mai capitato di provare, non so, una Ferrari, una Lamborghini. E secondo me la sensazione che si prova è quella che sto provando io su questo mezzo esagerato. Sono quasi commosso, devo dire. Fa venire voglia di fare 400 km. Veramente questo manubrio, che diciamo che a vedersi non è che sia proprio bello, ma sembra molto comodo, soprattutto dalla possibilità di cambiare tante posizioni. Braccia. Ok, che spettacolo! L'ho già detto prima, sono un po' triste di non poterla provare veramente più a lungo, ma spero che Tici mi offra di nuovo la possibilità di farci un bel giro più importante. Il mezzo è veramente una fuoriserie, una gravel con la quale si può fare qualsiasi cosa, secondo me. Inoltre, col fatto che te la puoi fare completamente su misura, con le misure che vuoi, secondo me ti puoi fare veramente una bici cucita addosso a te a tutti gli effetti. Niente, non mi resta che salutarvi col sorriso, ricordarvi come sempre di mettere un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Thank you.